Questo Lincoln di Antonio di Giuliano, provincia di Napoli. Allora, mi scrive che la radio accende e penso che riceve, ma non riceve proprio niente, Antonio, io lo sto provando. Penso che riceve, riceve perché fa solo fruscio, però che riceve? Non riceve niente. Ma non dà i watt, esce solo la scritta TX sul display. Niente watt. Il microfono è nuovo, preso da un presidente Ronald. Controllo le connessioni se sono cap. Mi sembra che questo qua, io adesso lo apro, ha la cap sulla condensatore, quindi per questo che forse non funziona, ma se non trasmette che funziona. Allora, controllo le connessioni se sono cap e se è possibile fare azionare anche i due tasti dei canali. Riallineamento generale, rialliniamo se riusciamo a farlo funzionare, se no che alleniamo. Il display, giusto per dirtelo, presenta una zona nera in basso a destra. Questo non so se puoi riparlarlo, se no non fa niente, lo lasci com'è, tutto qui. Io l'ho acceso già. Sono sulla frequenza di quello mio. Esce la scritta TX, però non esce la portante. Se mando la portante con il mio, non c'è niente. Ma che mando la portante? Io ce l'ho sul 40. Sì, riceve. Adesso lo apro e vediamo se possiamo fare qualcosa. Da quello che si vede si evince che la radio è stata già vista da qualcuno. Infatti c'è questo, guardate qua, scoppiato il finale. Sullo giro della parte di sotto si vede che è stato cambiato, però non so se hanno messo, a parte il fatto che sotto avevo quel piedino libero e poi hanno messo il pezzo di filo per collegarlo. Questo sarebbe l'amica isolante, un pezzo di plastica tagliata forse dal contenitore di plastica delle camicie. Lo smonto, adesso vediamo di che finale si tratta. Allora, il fatto che sullo prefinale, sul pilota c'è radiofrequenza è un buon segno. Infatti per l'aneggiatore di spettro. Togliamo il flash un attimo. Ecco qua. Quindi adesso smonto il finale e vediamo un po' di che si tratta. Eventualmente io non ce l'ho originale. E se si trova costa un occhio della testa, supera i 40-50 euro come prezzo originale. Quelle cinesi non conviene, che si trovano a 2 soldi, ma non conviene perché dopo poco scoppiano e forse questo qui è scoppiato perché hanno messo quello cinese, forse. Non voglio dire nulla se non lo smonto. Vediamo un po'. Eccolo il finale che avevano messo, dal colore nero come i corvi, come la pece. Si vede che è un clone cinese, eppure è scoppiato, a parte il fatto che era stato montato lì. In modo sbagliato, perché questo finale qua ha l'emettitore nella parte centrale collegato con il corpo del transistor, e quindi chi l'ha montato l'ha messo pure in modo sbagliato, poi cercava di evidentemente
di risolvere aggiungendo un filo, infatti quel filo rosso che abbiamo visto vicino alla radio era stato aggiunto per cercare di sistemare le cose, però in effetti non poteva funzionare. Quindi originale non si trova, sino a qualche tempo fa si trovava, sono andato a vedere su Computer Electronic Service. Lo vendeva a 45 € più le spedizioni. Sono andato a vedere, non c'è più. Quindi io adesso, sperando di risolvere, mi devo adattare con un transistor di quelli che uso io, un equivalente del 2SC 1945. Però lo dico già a priori, perché già per esperienza lo dico, perché ho avuto modo di riparare altri apparati simili con questo transistor, non si hanno le stesse prestazioni di come si potrebbero avere con il transistor suo originale. Mi riferisco sia a potenza che a modulazione. La potenza si può in qualche modo regolare, però senza superare i limiti. La modulazione è un po' scarsa, nel senso che va bene, però non ci sono quei picchi che di solito si ottengono con il suo finale originale. Quindi adesso lo monto e poi vediamo cosa succede. Allora, il finale è stato sostituito anche dalla parte di sotto adesso. Si vede che è diverso, anche se è rimasto bruciacchiato qui l'alluminio. E niente, volevo dire che ho impiegato più tempo per sistemare il microfono, perché era diverso i collegamenti erano diversi dal suo. E per farlo ho dovuto mettere una capsula, come posso dire, dinamica da 600 ohm, perché quello che c'era dentro era una capsula a condensatore e quindi non andava bene per questo apparato, perché non veniva alimentata. Così ho cambiato la capsula e ho sistemato pure per quanto riguarda qui i pulsanti per cambiare i canali, e quindi ho dovuto scavare dentro. Antonio, se lo apri e vedi che è stato tagliato con lo tronchesino, l'ho fatto io quel lavoro lì, però è stato necessario fare così, perché altrimenti non potevamo fare nulla con questo microfono. Dall'esterno non si vede nulla, è perfetto. Quindi lo chiudo e lo proviamo. Volevo dire che ho fatto pure l'allineamento, perché era un po' spostato di frequenza, adesso è perfetto. Per il display non ho potuto fare niente, perché c'è quella macchia, però non dà fastidio, diciamo. Allora, cominciamo con la FM. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, hola. Andiamo in AM. Attenzione, 1, 2, 3, prova, hola. Banda. Attenzione, la frequenza, circo di EQS, prova, prova. Andiamo sull'altra. Attenzione, la frequenza, circo. Adesso che facciamo? Torniamo in AM. Proviamo la pulsante. L'ho regolato così. Ola! Di più con questo finale non si può. Ola! Volevo dire che volendo da VR13 si può aumentare ancora la pulsante, però non è consigliabile, perché poi il transistor salta, non ha la stessa caratteristica dell'originale MRF 477, però piuttosto che
buttare un apparato del genere, ci dobbiamo accontentare di quello che siamo riusciti a ottenere. Che stavo facendo adesso? Mando adesso, eccoci qua, la portante. Ora! Ora! E questo è tutto. Grazie per aver visto questo video. Antonio, ti devo accontentare. Piuttosto, come dicevo, che gestire la radio lo utilizziamo perché va benissimo fare questo, io non ci sono problemi. Non ha la stessa prestazione del finale originale, però più di questo non ho potuto fare. Grazie per aver visto il video anche di questo apparato, eppure oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.